La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 13 gennaio, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. In apertura parliamo di politica, si avvicina il rimpasto del governo Letta, ma il Premier attende che sia il segretario PD Matteo Renzi a fare il primo passo. Tutto dunque resterà fermo fino allo snodo decisivo della direzione PD. Nel frattempo il ministro Saccomanni viene blindato in un'intervista dal ministro Franceschini, con lui sostiene siamo più competitivi a Bruxelles. Questo ed altro all'interno della nostra rassegna. Vediamo. Iniziamo la nostra rassegna con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Governo, così cambia la squadra. Intervista Franceschini. L'esecutivo si può rinnovare, ma Saccomanni non è in discussione. Bufera su De Girolamo. Il ministro chiarirò alle Camere. Letta, affronterò il caso al mio rientro. Oggi le motivazioni. La Consulta riscrive la legge elettorale. Per tornare alle urne basta la sentenza. Scuola, emergenza, agibilità, un edificio su tre non è sicuro, il sottosegretario Galletti, 1,2 miliardi per i lavori urgenti. La manifestazione, assicurazioni, carrozzieri in rivolta, no alle officine convenzionate. Sulla sinistra, politica internazionale, la love story di Hollande, il crollo di Valeri. Papa Francesco, ecco i miei nuovi cardinali. Pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, allarme furti a Lecce e a Castromediano, scatta la caccia ai ladri. Saccheggiati 4 appartamenti a San Cassiano, visitato un bar. La tragedia annunciata, palazzo crollato a Matera, il giallo dei lavori sospesi per un ristorante, due verifiche dei pompieri, oggi funerali di Antonella e lutto cittadino. Sport, Lecce di ferro, 3 punti all'Aquila, inarrestabile la scalata giallorossa, basket, l'Enel Brindisi trionfa ed è campione d'inverno. La Gazzetta di Lecce, la cancellieri stregata da chiese e monumenti, il ministro della giustizia ha visitato ieri pomeriggio il centro storico di Lecce e questa mattina sarà a Maglie. Cronaca, l'indagine, ora scatta la caccia agli estorsori, squinziano al setaccio, carabinieri al lavoro dopo le minacce e le richieste di denaro a Cesare Dell'Anna. Taglio centrale, allarme furti, i ladri svaligiano 4 appartamenti, malviventi in azione a Lecce e nel rione Castromediano. Politica, il presidente Pagliaro guarda verso Alfano, il nuovo centrodestra fra proseliti e a Palazzo Carafa. Lecce, altro raid vandalico, finisce nel mirino la chiesetta Balsamo, Lecce un'abitazione va a fuoco, salvi madre e figlio. Taglio basso, eccellenza, Galatina, digiuno interrotto, dopo 3 mesi torna la vittoria. Ripartenza a Casarano, Greco non stecca la prima, ancora eccellenza, il Gallipoli allunga e ora aspetta l'Andria. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, Lecce come un treno, ora al terzo posto, un gran gol di Papini permette a Giallorossi di battere e quindi sorpassare in classifica l'Aquila. Taglio centrale, scambio di neonati, shock, scopre a casa di avere un maschietto ma in ospedale le era nata una femmina, caso risolto e denuncia. La lite con Depardieu e Movida sotto accusa la provocazione, ora arrestateci tutti. Cronaca, l'estorsione a livello 11 ottavi, un testimone, così puntarono la pistola contro Dell'Anna. Il battesimo a Roma, Salentini, mamma e papà, la bimba benedetta dal Papa, festa per i genitori non sposati. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, provocazione Movida, ora arrestateci tutti, l'iniziativa mettiamoci la faccia, 300 foto segnaletiche. Lo scontro, autodenuncia dopo lo scontro con Depardieu. Politica, pronto anche il presidente Pagliaro, già a 5 Alfagnani a Palazzo, il consigliere di Regione Salento, verso l'adesione al nuovo centrodestra. La polemica, Salvemini contro Perrone su Facebook, non ho governato negli ultimi 15 anni. Il cantiere infinito, lavori fermi da mesi, degrado in piazza Schipa, operai ancora bloccati dopo la fuga di gas dai tubi. Progetti di scarsa qualità, un errore togliere i reperti, le sovrintendenze bocciano le varianti di comune impresa. Economia e politica, colazione confitto, gli economisti, il futuro del Sud all'ora del caffè. Da oggi un circolo di incontri al MUST, tavole rotonde all'ora del caffè. Controlli in centro, venditori abusivi, sequestri a raffica, pugno di ferro dei vigili dopo le proteste, il comandante Zaccheo, servono rinforzi. Il ministro in città, il barocco conquista la cancellieri dal tour in Duomo col vescovo al pasticciotto, non conoscevo Lecce, ci tornerò presto. L'allarme scempio a San Pio, vandali sulla chiesetta, il comune non vigila, bombolette spray sui muri del gioiello del Cinquecento.
Trepuzzi gli puntava la pistola contro e gli urlava di dargli soldi, un testimone assistito all'estorsione ai danni di Cesare Dell'Anna a livello 11 ottavi. Ed infine la pagina sportiva del lunedì, Lecce, che carattere, sorpasso riuscito con un gol di Papini, poi espulso e giallorossi battono l'Aquila e la scavalcano in classifica, ottima prova anche in 10 uomini. Papini rivela i colloqui nello spogliatoio durante l'intervallo, D'Ambrosio 3 punti pesanti, merito di un gruppo unito, dopo il rosso ho chiesto ai compagni di vincere. Anche per oggi termina qui la nostra rassegna stampa, vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24, arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...